Davide Marrongelli è uno degli allevatori che fa parte di questo consorzio del maiale nero d'Abruzzo. Gli chiediamo insomma intanto com'è venuta questo desiderio di impegnarsi in questo tipo di allevamento. Allora, io personalmente provengo da una famiglia di allevatori, quindi sono la terza generazione, e grazie al professor Martino e a, diciamo, la lungimiranza degli altri allevatori siamo arrivati alla costituzione di questo consorzio. La metodologia dell'allevamento all'aperto e del maiale nero è è in controtendenza con il mercato e vuole promuovere una diversa tipologia di allevamento in sintonia sia con l'ambiente e sia con il benessere animale. Naturalmente cercheremo di intercettare un target di consumatori che sia attento a queste problematiche, e naturalmente questi elementi peculiari di questa tipologia alternativa di allevamento andrà sicuramente a qualificare ancora di più i prodotti che derivano dalla carne di maiale nero, quindi benessere animale, ripeto, e qualità e salubrità delle carni che derivano da questa tipologia di allevamento, e nonché il grasso naturalmente. Una volta che è partita la comunicazione giusta, poi voi auspicate che questa carne possa essere diffusa. Diceva il professore, se ho capito bene, meglio la trasformazione. Sì, naturalmente veicolare carne fresca è più difficile anche da un punto di vista logistico per le consegne, quindi il nostro obiettivo è quello di trasformare in salumi pregiati le carni provenienti da questi animali allevati con questa metodologia. Che sapore ha questo prodotto, questo salume? Se prima, come diceva il professor Martino, si badava soprattutto alla quantità, ora la qualità è determinata anche da una predisposizione del consumatore, nel senso che essendo di qualità superiore al gusto, quindi di qualità organolettica, ma il consumatore che sa di consumare un prodotto sano in rispetto sia dell'ambiente sia degli animali, va da sé che il prodotto è di gran lunga migliore del prodotto standard. Grande ottimismo. Speriamo.